Buongiorno a tutti. Ciao ragazzi. Buongiorno e benvenuti a questo talk. Allora, ragazzi, ci siamo? Mi chiamo Alessandro Cominu, sono un membro del GALC dal lontano 2001, inizio a sentirmi vecchio. Sono un utente e sviluppatore per il sistema open source e free software e negli ultimi anni ho avuto l'intelligente idea di mollare tutto e iniziare a fare videogiochi sia per sistemi Windows, Macintosh e ovviamente anche per Linux. Per questo motivo oggi vorrei ringraziare l'associazione Apriti Software e il GALC stesso per avermi invitato qui per parlarvi di videogiochi e Linux con un'attenzione soprattutto verso lo sviluppo. Allora, prima di iniziare vorrei fare un piccolo sondaggio. Vedo che la maggior parte di voi sono più che altro ragazzi, quindi probabilmente siamo in tema. Vorrei fare un piccolo sondaggio per alzata di mano. Vorrei sapere quanti di voi, diciamo, abitualmente utilizzano videogiochi, quindi almeno una volta a settimana o più. Per favore, alzate la mano. giù. Ok, diciamo l'80% di voi utilizzano videogiochi, quindi mi sarà in discesa. Cerchiamo di restringere un po'. Quanti di voi invece utilizzano videogiochi soltanto sul PC, tralasciando console, telefonini, dispositivi vari? Ok, diciamo una buona metà di voi. E quanti invece di voi utilizzano Linux? 1, 2, 3, 4. No, Marco, non ti conto. Bene, diciamo forse 5 persone e uno, visto che ha alzato la mano, e subito l'ha nascosta per vergogna. Perfetto. Fondamentalmente, se volete giocare a Linux, su Linux, se il PC mi dà una mano, fondamentalmente questa è la situazione che vi ritrovate. Ho installato Linux, posso giocare? No, al momento non si può giocare su Linux. Ma sta succedendo qualcosa di strano però ultimamente. Se seguite i vari blog, i varie testate giornalistiche o canali su YouTube, praticamente si inizia a parlare di Linux come la piattaforma per il futuro dei videogiochi. La cosa mi ha fatto, devo dire la verità, mi ha fatto storcere il naso all'inizio, ancora mi lascia un po' perplesso. Però sta succedendo che delle grosse case, nonostante tutti gli anni si dica, beh, visto che siamo a novembre, siamo alla fine dell'anno, si dice, beh, facciamo due conti, quest'anno Linux sul desktop non è andato benissimo, ma l'anno prossimo, vedrete, sarà l'anno di Linux. Lo sento più o meno degli ultimi 10 anni e si continua. Quest'anno invece è successo che delle cose curiose, abbiamo iniziato a vedere da febbraio, Valve ha rilasciato Steam per Linux. Steam che cos'è? Probabilmente molti di voi lo conoscono. È un applicativo, è un software che si installa sul proprio PC e ci dà accesso a un intero negozio di videogiochi. È uno dei negozi di distribuzione digitale più grandi al mondo, se non il più grande e importante al mondo. Bene, a febbraio ha deciso di fare questa mossa un po' azzardata e di rilasciarlo direttamente per Linux. Inizialmente con una manciata di videogiochi, erano giusto 5. Ma nei mesi, da febbraio a settembre, vediamo che siamo arrivati a circa 200 videogiochi. Quindi non abbiamo ancora i numeri che ci sono su Windows, ma iniziano a essere un numero abbastanza cospicuo. Nei mesi poi le cose sono iniziate a migliorare, è iniziato a migliorare il supporto per i videogiochi su Linux, sono aumentato il numero stesso di videogiochi, i cosiddetti videogiochi di AAA, non che prima i videogiochi non esistessero su Linux, ma la qualità diciamo che lasciava un po' a desiderare. Fino ad arrivare a settembre in cui il capo di Valve se n'è uscito con una sparata della genere. Linux e l'open source sono il futuro dei videogiochi. Tutti hanno pensato subito che è ubriaco, lasciamolo perdere. Altro non era che però la prima parte di un annuncio più grande. Praticamente qualche settimana dopo, a settembre, quindi una cosa abbastanza recente, hanno annunciato un loro sistema operativo dedicato soltanto ai videogiochi, chiamato Steam OS, che in maniera analoga a quello che è successo con Android per i telefonini, utilizzerà Linux alla base. Quindi sarà una sorta di ibrido tra un computer desktop casalingo e una console da salotto. Questo è un annuncio importante per vari motivi, perché per la prima volta è una grossa azienda che si rivolge a Linux come una soluzione per i videogiochi e soprattutto Valve con Steam ha praticamente il monopolio della vendita e della distribuzione di videogiochi su PC. Se si decide di passare a Linux sicuramente è capace di spostare tante persone. Dopo questo annuncio tanti sviluppatori di videogiochi, tra cui cito giusto Lars Gustafsson di Battlefield,
hanno iniziato a dare la loro approvazione e a decidere di iniziare a sviluppare videogiochi anche per Linux, distribuiti per Linux. In questo caso lui ha fatto riferimento alla prima console del Microsoft, la Xbox, che non riusciva a prendere piede all'inizio, finché un gioco, la cosiddetta killer application, nel loro caso era Halo, è uscito e ha tirato all'insù le sorti della console. Lui dice che in questo momento Linux ha bisogno, è già pronto per i videogiochi, ma ha bisogno soltanto di questa killer application, ovvero un gioco, un'applicazione che tiri abbastanza per spostare l'attenzione e gli utenti su questa nuova piattaforma. Ma fondamentalmente oggi, come ho messo nella prima slide, non ci sono tanti videogiochi, la situazione è abbastanza tristolina. Ma fondamentalmente c'è un problema fondamentale. Ci sono troppi pochi utenti e le aziende che fanno videogiochi non hanno intenzione di distribuire il loro videogioco o svilupparlo o fare un porting, quindi un adattamento, perché vedono il mercato come troppo piccolo. Lo trovano svantaggioso, ma non solo dal punto di vista del business, quindi perché loro pensano che venderanno poco, ma soprattutto anche da quello tecnico. Vediamo che su Linux ci sono alcuni driver per le schede grafiche che a volte sono incompleti, a volte sono semplicemente instabili o mancano di funzioni, o semplicemente, come nel mio caso ultimamente, ho comprato una scheda video di recente, non ci sono ancora i driver aggiornati, quindi non posso ancora utilizzarla al meglio. Dovrei aspettare 6 mesi per ottenere nuovi driver. Non solo, poi c'è una mancanza, comunque un sistema audio che è ancora caotico. Esistono tanti sistemi audio su Linux e ogni distribuzione di Linux sceglie o uno o ne sceglie un altro per un certo motivo. Ho una diversa configurazione. Dal punto di vista dello sviluppatore che vuole rilasciare un videogioco su Linux è un inferno, perché non sai mai a cui riferirti, non sai mai poi come gestire la questione del supporto. Qualcuno che ti chiama e ti dice: oh, ho comprato il tuo gioco ma non mi funziona, perché io utilizzo questa configurazione, ne utilizzo un'altra. Sono tutte spese che preferiscono evitare. Poi c'è ovviamente una naturale inerzia dal punto di vista degli sviluppatori a cambiare i loro strumenti di sviluppo, le loro abitudini, che ormai si sono fossilizzate negli anni. Non gli si può dare torto. È anche vero che questa è la scenario attuale, ma qualcosa sta cambiando, e anche abbastanza velocemente, tant'è che si prospetta uno scenario molto diverso in futuro. Vediamo, come ho annunciato prima, SteamOS, questo nuovo sistema operativo basato su Linux, sicuramente farà aumentare il numero di utenti, ma non soltanto per questo, in quanto sarà una nuova console, una nuova piattaforma. Probabilmente farà aumentare il numero di utenti che anche utilizzeranno Linux a questo punto. Ci saranno dei miglioramenti non solo dal punto di vista dei videogiocatori, ma anche per quanto riguarda tutte quelle cose a contorno, quindi supporto per driver, per schede grafiche, e un miglioramento, diciamo, nell'usabilità del sistema in generale. Ci sono altre realtà, non so se conoscete l'Humble Indie Bundle, qualcuno di voi? Sono praticamente dei pacchetti di videogiochi, vengono venduti con una strana situazione, nel senso che ti danno un pacchetto di 5-10 videogiochi e fanno scegliere a te, acquirente, il prezzo finale. Quindi da un prezzo di 1 euro in su tu puoi dare una donazione libera e ottieni questi giochi. È stato un esperimento all'inizio, ma dopo 3-4 anni continua a esistere e continua ad andare avanti. Soprattutto perché stanno spingendo i sviluppatori indipendenti, i cosiddetti indie, che sono dei team di sviluppo più piccoli, che grazie appunto a questa dimensione minore sono molto più agili. Questa loro maggiore agilità gli permette di distribuire il loro gioco anche per Linux o altre piattaforme aliene a loro in maniera molto agevole. È successa una cosa. Fondamentalmente, vediamo la prima grafica a torta in alto a sinistra. Windows, ovviamente, avendo la maggior parte degli utenti, vediamo che è quello che ha venduto per la maggiore. Quindi la maggior parte degli utenti hanno comprato utilizzando Windows. Poi c'è una fetta di torta minore verde per il Macintosh e infine Linux, la fetta più piccola. Se guardiamo la torta sotto però, che è il grafico che ci rappresenta quanti soldi sono entrati in base alla piattaforma, vediamo che la quantità di soldi entrati per Windows è più o meno la metà, mentre la fetta di torta per il Macintosh è aumentata ed è addirittura raddoppiata quella di Linux. Cosa significa? Significa che praticamente gli utenti non sono uguali. Un'azienda che vuole fare videogiochi non deve paragonare Linux a una piattaforma come Windows o un'altra ancora, perché tipicamente l'utente Linux forse è più smaliziato o semplicemente associa un diverso valore ai videogiochi. E quindi vediamo alla fine che mentre la donazione media per questo bundle videogiochi era di circa di $6 su Windows, era addirittura più del doppio per
quanto riguarda Linux, vediamo circa $13. Questo fa ben sperare per un futuro mercato di videogiochi su Linux e fa ben sperare per tutti gli sviluppatori indipendenti, quindi abbastanza piccoli, che potranno essere i primi ad approdare su questa nuova piattaforma. Uno dei motivi per cui sto facendo il talk oggi è perché ogni anno molti ragazzi o semplicemente appassionati sono curiosi di sapere come si installa un videogioco o semplicemente come è costruito o perché magari vogliono iniziare a fare videogiochi anche su Linux. Tutte cose che ovviamente si possono fare su Windows, ma su Linux, essendo un sistema nuovo, relativamente nuovo, ci sono poche informazioni. Bene, fondamentalmente esistono tantissimi generi di videogiochi, partendo da Tetris, Super Mario, l'ultimo Call of Duty o FIFA potrebbe essere, ma tutti quanti questi giochi sotto il cofano, il motore, hanno gli stessi pezzi, hanno gli stessi componenti. Quindi possiamo dire che, come facendo sempre l'analogia con la macchina, abbiamo sempre un carburatore, abbiamo sempre i pistoni, abbiamo sempre le ruote e così via. Hanno dei nomi diversi ovviamente, abbiamo il render, il physics engine, il script engine e così via. Vediamo i principali, giusto perché così possiamo capirci dopo. Il render, visto che la parola proprio è videogioco, mette l'accento su come il video sia importante. Il render è quella parte di videogiochi che si occupa di fare le fotografie del mondo, passatemi il termine. È quello che genera le immagini che poi vedremo a schermo. Quindi è colpa o merito suo se un gioco apparirà come un gioco degli anni 90 o come l'ultimo moderno Call of Duty con gli effetti di luce, ombre, sempre più realistico. Fondamentalmente utilizza una lista di oggetti che definiscono gli oggetti nel mondo e per ogni oggetto il render utilizza la propria posizione, la posizione dell'oggetto, la rotazione e l'aspetto, l'opposizione in questa scena, come se fosse un set televisivo. E utilizzando la posizione e l'orientamento della telecamera scatta una foto secondo il suo punto di vista. Queste foto vengono scattate in rapida successione, parliamo di circa dai 30 fino ai 60 foto al secondo, per darci l'illusione, così come al cinema, di un'immagine in movimento, sempre la solita tecnica. Il primo passaggio del render è praticamente prendere la posizione, come ho detto prima, è la rotazione di un oggetto e piazzarlo nel mondo. Quello che otteniamo, ringrazio, si vede pochissimo, sì. Quello che otteniamo praticamente è un ammasso di poligoni, specialmente tanti triangoli vicini tra loro che rappresentano ogni oggetto di videogioco. In basso a destra si vede pochissimo, c'è un personaggio, c'è una pianta, alcuni muri e poi c'è tutto un blob di triangoli illuminati verso l'alto. Il secondo passaggio è quello di applicare le cosiddette texture, sono delle immagini applicate ad ogni triangolo. E questo ci permette, disegnando prima gli oggetti lontani, poi mano a mano sempre quelli più vicini, iniziamo ad avere una foto o comunque una rappresentazione grafica più decente. L'ultimo passo invece è quello di, partendo dal passo precedente, di applicare luci, ombre e migliorare diciamo l'illuminazione in generale, ottenendo l'immagine finale che è poi quella che ci viene presentata a video. Il secondo sistema, in ordine di importanza dal mio punto di vista, è il sistema, è il cosiddetto motore di fisica, ovvero è quella parte che simula il comportamento fisico che aspettiamo tutti i giorni, tipicamente movimento di corpi rigidi, collisioni e così via. Questo sistema, come l'altro, genera tanti piccoli istantanee del mondo fisico, in questo caso sono circa 50 volte, quindi per 50 volte al secondo il motore di fisica andrà a simulare la posizione, la rotazione di ogni oggetto nel mondo del videogioco e le eventuali forze derivanti da collisioni e così via. Per fare un piccolo esempio, se io ho un pallone, una sfera, quindi poggiata su un tavolo, all'interno del motore di fisica, io come programmatore non farò altro che dire al motore di fisica: prendi quell'oggetto, applica un impulso di forza in una direzione che voglio, per esempio verso l'alto, e il motore di fisica a questo punto in maniera autonoma non farà altro che sollevare questo oggetto e secondo le leggi normali della fisica, quindi tenendo conto di gravità, attrito e varie cose, farà sollevare questo oggetto fino a farlo cadere di nuovo nuovamente per terra e gestire tutte le collisioni. È un sistema molto comodo e che negli ultimi anni si usa praticamente in tutti i videogiochi, forse a parte Tetris. È un sistema, bisogna dire, che è separato dal render, quindi spesso quello che viene simulato è diverso da quello che poi apparirà a schermo. E se giocate abbastanza spesso a videogiochi, vi sarà sempre capitato di incontrare in alcuni casi in cui un oggetto, una scrivania, è completamente immobile, mentre un altro oggetto, per esempio, riesco addirittura a entrarci dentro o le collisioni sono un po'
alla buona. Questo perché il motore di fisica, per questioni di performance, utilizza dei modelli semplificati della realtà. Quindi spesso all'interno di un gioco, per esempio uno sparatutto in prima persona, anni fa la persona era simulata con una semplice sfera. Ovviamente molto diverso da quello che appariva alla fine del gioco. Oggi abbiamo dei videogiochi che iniziano a simulare l'intera persona, quindi con tanto di scheletro, giunture, non so, per i gomiti, le ginocchia e così via, in modo che il motore di fisica possa simulare completamente collisioni, spari, collisioni con proiettili, quando muore cade per terra in maniera soddisfacente e così via. Tutto questo, tutti i videogiochi, tutti questi sistemi vengono comandati dal cosiddetto motore di script, ovvero il motore di script è quella zona del videogioco dove i programmatori mettono tutta la logica del videogioco, è la parte che veramente distingue, non so, Tetris da una simulazione di calcio rispetto a una simulazione di guida o così via. Gestisce tutta la logica del gioco, cioè collaborando col motore di fisica e il render e tutti gli altri sistemi, fa da collante, per esempio associando delle azioni a determinati eventi. Facendo l'esempio di prima, magari abbiamo il nostro bel personaggio che si muove all'interno del mondo, decide, vede un nemico e decide di sparare un proiettile. Questo proiettile verrà simulato dal sistema di fisica fino a colpire magari il nemico. A questo punto però il compito del motore di fisica è finito, ha fatto rimbalzare il proiettile o è penetrato il nemico. A questo punto all'interno dello script engine il programmatore decide che cosa far succedere, se applicare un danno al nemico, quindi scalargli tot punti vita, fino a magari a gestire, vedo che ha accusato molti danni, a questo punto faccio partire l'animazione della morte. E qui realmente che è il cuore dei videogiochi, ed è qui che viene definito un gameplay e quindi tutte le parti divertenti di videogioco. Un altro esempio potrebbe essere il mio personaggio che si avvicina a una porta con un pulsante. Il videogioco in sé, con i suoi vari sistemi, non ha idea di cosa dovrà succedere. Sarà il programmatore dei videogiochi a decidere che quando l'utente preme il pulsante, a questo punto dovrà essere mostrata l'animazione della porta che si apre, quindi permettere al videogiocatore di passare. Infine ci sono tutta una serie di sistemi, ma cercherò di essere veloce, il sistema audio, quello che gestisce musiche, effetti sonori, il sistema di gestione degli input, quindi che è quello che prende i comandi dal giocatore stesso, da tastiera, mouse, gamepad, interfacce touch ultimamente, volanti, joystick e così via. Esiste un sistema dedicato, utilizzato ultimamente in tantissimi giochi, che è il sistema di intelligenza artificiale. Bisogna dire che, a differenza dell'intelligenza artificiale accademica o quella che possiamo per esempio vedere nei film, qualcosa di puramente finzione, l'intelligenza artificiale nei videogiochi è più spesso un qualcosa di molto semplice. Nei videogiochi non importa, l'importante non è simulare bene un'intelligenza, quindi far vedere che i personaggi si muovono in maniera intelligente, ma è più che altro far dare l'illusione al giocatore che il nemico che abbiamo di fronte paia avere una certa intelligenza. Quindi, per esempio, vengono usati dei sistemi di pathfinding, cioè per scoprire qual è il percorso ottimale tra due punti con degli ostacoli. Perché così almeno vedremo che il nostro personaggio, una volta che mi ha visto, non è che passa sopra la scrivania. Inizia a fare il giro, bravo, e mi dà un'idea che abbia un minimo di intelligenza. Poi ci sono una serie di sensi che vengono aggiunti ai vari personaggi, come per esempio un senso per reagire a stimoli visivi. Quindi quando mi vede magari esegue un'azione, inizia a mirare e spiare. Stimoli auditivi. Se è di spalle, gli sto passando dietro, se faccio un rumore, io mi aspetto che se lui è un minimo intelligente si giri. Quindi in genere si aggiungono dei sistemi che permettono ai vari bot, ai vari elementi che utilizzano l'intelligenza artificiale di sentirmi, oppure di reazione al dolore, tipico magari in uno sparatutto in cui magari a distanza io lo colpisco con un proiettile e mi aspetto che come minimo reagisca un attimo. Poi abbiamo un ultimo sistema, il cosiddetto network system, che è quello che viene utilizzato sempre per la maggiore, visto che oggi abbiamo, fondamentalmente stiamo giocando, siamo quasi sempre collegati a internet. Ormai l'abbiamo in tutti i telefonini, anche nei PC di casa, si può dire che il 100% di PC sono connessi. E quindi viene utilizzato questo sistema per esempio, scaricare nuove mappe per il gioco, per inviare il nostro punteggio nei score, nella classifica, per confrontarci, per vedere quanto siamo bravi rispetto ai nostri amici, per esempio su Facebook. O semplicemente per aiutarci, renderci le cose un po' più comode, magari gestire il nostro save game, la nostra partita, il salvataggio direttamente sul cloud. Altro non è che una serie di computer sempre su internet che ci conservano la partita e ci permettono per esempio di continuarla su un altro PC o su un altro dispositivo. È importante notare come questo sistema sia fondamentale per esempio nei giochi multiplayer.
in cui bisogna sincronizzare i vari PC e far vedere a tutti i giocatori lo stesso mondo. In questo modo, se il mio giocatore decido di spostarlo verso nord, il network sister comunicherà agli altri computer l'avvenuto spostamento del mio personaggio, in modo che loro possano aggiornare la posizione e tutti vediamo più o meno lo stesso mondo. Un esempio concreto: all'interno della mia piccola azienda stiamo utilizzando tanti software. Purtroppo, quando l'ho fondata, la mia idea, uno dei miei obiettivi nella linea guida era anche quello di utilizzare il più possibile l'open source e le free software. Devo dire, dopo quasi 4 anni non sono riuscito ancora a utilizzare pienamente al 100% strumenti free software o open source. Vediamo un po'. Fondamentalmente il mio team di sviluppo è fondato da 2 persone di cui stiamo circa a migliaia di chilometri di distanza. Quindi capirete che non è molto semplice passarci dei file, non possiamo semplicemente metterli all'interno di una chiavetta e lanciarcela. Noi utilizziamo vari sistemi per la collaborazione, non starò sul tecnico, si chiamano Mercurial, Git, Subversion, oppure uno molto comune è Dropbox, non so se qualcuno di voi lo conosce. Permette semplicemente di trasferire dei file di più o meno grosse dimensioni tra una persona e l'altra. Inoltre utilizziamo un software chiamato Skype, sicuramente che è conosciuto, per tenerci in contatto, fare riunioni e così via. Per quanto riguarda la creazione vera e propria del videogioco, quindi la creazione di tutta la parte artistica, utilizziamo esclusivamente software open source. Uno è chiamato GIMP, che è l'equivalente di Photoshop per chi viene dal mondo Windows. Un altro è Audacity, è un software per l'editing e la creazione attraverso, quindi, per esempio, un microfono di suoni ed effetti audio. Infine Blender, che è un software, anche questo, multipiattaforma. Tutti questi software li troviamo anche su Windows, notate. Blender, che è un po'... io lo considero un po' un coltellino svizzero nel mio campo, perché ci permette di fare un po' di tutto. Viene utilizzato per creare, per esempio, i modelli delle ambientazioni, quindi possiamo farci tavoli, sedie, ambientazioni di tutto il mondo. Lo usiamo per fare i personaggi, quindi il cosiddetto il personaggio, l'applicazione al disegno delle texture, ma anche il cosiddetto rigging, cioè la creazione di uno scheletro per simulare tutte le giunture e quindi da qui poi utilizzarlo per fare animazioni, tutta la lista di animazioni che poi verranno usate nel gioco. Quindi tipicamente se un videogioco ha dei personaggi, diciamo avremo sicuramente una posa di base e poi una serie di animazioni, per esempio la camminata in avanti, la camminata all'indietro, una camminata mentre sto impugnando un'arma e così via. Tutte le animazioni che poi verranno richiamate utilizzando vari linguaggi di programmazione, come ho detto prima, nello Script Engine. Oppure, se siamo dei programmatori o semplicemente siamo duri e puri e cerchiamo di fare le cose da zero, potremmo usare tutto il set di linguaggi di programmazione che sono disponibili su Linux, quindi partendo da GCC, storico, libreria Qt, il linguaggio Python, le OpenGL che sono, diciamo, corrispettivo delle DirectX per chi viene dal mondo Windows, ci permettono di fare un render, OpenAL per l'audio, Ode per la fisica, quindi una serie di librerie che ci semplificano tantissimo il lavoro e sono già pronte. Il nostro compito a questo punto per fare un videogioco è solo unirle tra loro attraverso un collante, che è il linguaggio di programmazione, e iniziamo a fare il gioco. Ultimamente sto utilizzando tantissimo un linguaggio chiamato Mono, che è un'implementazione open source di C Sharp, e un editor chiamato Mono Develop all'interno di un motore di gioco che si chiama Unity 3D. Ho cercato di mettere in verde quelli che sono open source e free software e in rosso gli altri che non lo sono. È vero che Dropbox e Skype, i primi due in altro, in effetti potrei probabilmente rimpiazzare abbastanza facilmente con delle alternative open source, ormai ci sono. L'unica cosa che mi lega a, in questo caso, a un sistema Macintosh o Windows è Unity 3D, il motore di giochi che abbiamo scelto di utilizzare. Nonostante questo, bisogna dire che il futuro è abbastanza roseo, perché dopo abbiamo raccolto abbastanza richieste e hanno iniziato quest'anno a fare un exporter verso Linux. Quindi tutti i giochi che io sto realizzando adesso con Unity 3D saranno disponibili, oltre che su Windows, Mac, sistemi portatili basati su iOS o Android, PlayStation, Xbox, saranno disponibili anche su Linux. Questo per far vedere quanto Linux in questo periodo stia iniziando a tirare. Un esempio concreto: oltre a tutti questi software che vengono utilizzati per sviluppare e realizzare un videogioco, quindi la parte client, quella che tutti voi alla fine installate e utilizzate in un PC, ci sono tutta una serie di servizi che sono necessari per far funzionare, soprattutto se il gioco è un gioco multiplayer o un gioco che utilizza delle parti di rete. Nel nostro caso noi abbiamo tanti server, questa parte è esclusivamente, è totalmente basata su Linux,
Abbiamo per esempio vari server web che si occupano delle cose banali, tipo lo scaricamento iniziale del videogioco, e cose leggermente più complicate come il patch e aggiornamenti continui, visto che facciamo circa un aggiornamento a settimana, abbiamo bisogno di un sistema che regga il tanto di utenti. Abbiamo un chat server sviluppato con tecnologie sempre free software, Python e Twisted, e questo server viene utilizzato più che altro per far comunicare tra loro le persone che stanno giocando, così si possono organizzare e fare qualche partita assieme. Abbiamo il cosiddetto master server, non sto qui nei dettagli, che è quello che tiene per esempio la lista delle partite in corso al quale poi ci possiamo collegare e aggiungere. E poi una N.000 server che sono i cosiddetti game server, sono i server che vengono utilizzati per ospitare le vere e proprie partite di gioco. Visto che è un gioco multiplayer, il vostro cliente si collegherà sempre a uno di questi giochi, server di gioco, e da lì sfiderete gli altri. Quindi tutta la parte, diciamo il cuore di questi videogiochi, in questo caso è fatto utilizzando Linux. Qualcuno di voi ha chiesto come si inizia a fare i videogiochi. Diciamo che fare videogiochi su Linux oggi non è molto diverso da sviluppare un software generico o fare videogiochi per esempio per un altro sistema operativo. Fondamentalmente oggi Linux è abbastanza avanzato da permettervi di utilizzare qualsiasi linguaggio già utilizzate normalmente. La scelta più che altro che dovete fare è se costruire il vostro gioco partendo da un motore custom, quindi un motore costruito in casa da voi, o se utilizzare invece un motore, un engine generico, per esempio come Unity 3D o Game Maker o tanti altri che esistono. Molto dipende dalle vostre capacità tecniche e dalle scelte che volete fare, magari tempi, costi e così via. Se siete dei programmatori, ovviamente potete scegliere qualsiasi di queste cose, potete scrivervi il vostro motore o utilizzare un motore generico senza troppi problemi. Se invece siete un artista puro o magari una persona con limitate capacità tecniche, potete benissimo ricadere nella scelta di fare un mod. Un mod che cos'è? Praticamente il mod parte dal termine modifica, praticamente parti da un gioco o da un software già esistente e inizi a sostituire mano a mano tutti i suoi componenti, quindi puoi iniziare a cambiare magari le immagini, le texture dei personaggi, arrivare a scambiare i personaggi con un tuo personaggio. Se è un gioco di auto, non so, potreste togliere la Ferrari e metterci una bella pigedda, perché no? È una cosa divertentissima. Cambiare le impostazioni, vedo che questo gioco non mi piace perché è troppo semplice, potrei semplicemente cambiare le impostazioni per farlo più hardcore, per fare il triplo del danno e così via. Sono tutte cose che spesso vengono viste come propedeutiche allo sviluppo di videogiochi, perché molte persone hanno iniziato facendo mod, fino ad arrivare a alle cosiddette total conversion, dove praticamente gli interi asset di gioco, a partire dai personaggi, il mondo, l'environment, i suoni, vengono rimpiazzati totalmente, tant'è che non rimane nulla del gioco originale. Ci sono per esempio dei casi famosi, come per esempio Team Fortress, qualcuno lo conosce? Counter-Strike, Dear Esther, DayZ, basato su Arma, tutti i giochi partiti come dei semplici mod che col tempo hanno raggiunto successo e poi sono stati rilasciati come giochi a sé stanti. Quindi non per forza, se non siete dei programmatori, non potete fare videogiochi. Si può benissimo partire da un gioco già esistente e fare delle aggiunte. Per esempio esiste Minecraft, sicuramente lo conoscete. Minecraft molto del suo successo lo deve proprio a tutta la comunità di modder e di persone che hanno fatto delle aggiunte al videogioco stesso, aggiungendo nuove modalità di gioco, nuove modalità per costruire il mondo, nuove texture e così via. Allora, un consiglio: se dovete partire, partite in piccolo. È molto semplice partire presi dall'entusiasmo e soprattutto se è la vostra prima esperienza, la maggior parte delle persone inizia e mi chiede: bene, voglio fare un clone, non so, di World of Warcraft, ma ci voglio aggiungere degli elementi spaziali, presi da uno sparatutto con un elemento RPG e ci aggiungo un gioco di carte, oltre all'idea che è ovviamente un Frankenstein di varie idee. Il problema di queste persone non è tanto l'idea, per quanto possa sembrare balorda, è il fatto che stanno partendo con un progetto troppo grande. Tipicamente i videogiochi utilizzati sul PC tutti i giorni hanno richiesto anni e anni di sviluppo, anche il più piccolo, anche il più semplice che potete vedere. Spesso i giochi di AAA hanno team di centinaia, fino ad arrivare quasi 300 persone, siamo ai numeri per esempio di produzioni cinematografiche al giorno d'oggi, e hanno budget di milioni e milioni. E nonostante il numero di persone, 300 persone ci mettono comunque 5 anni. Basta pensare, non so, GTA 5, qualcuno di voi ha sicuramente visto, è bellissimo, è un capolavoro, certo, ma ci hanno lavorato, non so, 300 persone divise in vari studi per probabilmente 3, 4, 5 anni, per non parlare per tutto il supporto successivo.
Quindi se volete fare un gioco, partite in piccolo, scegliete una meccanica che vi sta a cuore. Se volete fare uno sparatutto, partite semplicemente dalla meccanica dello sparo verso un nemico. Il vostro personaggio non deve per forza essere definito dal primo giorno. Molti ragazzi che iniziano a fare giochi spesso mi approcciano: ah, guarda, voglio fare un videogioco, ho deciso di fare il personaggio biondo con una bandana, la benda all'occhio. Per me è un po', mi trovo sempre in difficoltà, perché quella è l'ultima parte che viene fatta tipicamente in un videogioco. La prima parte è quella del prototipo. Bisogna fare un videogioco che è il più snello possibile, come tutte le cose. Bisogna partire da un'idea semplice, il mio consiglio è sempre quello: partite da un'idea semplice, mettetela su carta e a questo punto dimezzatela. Ecco, a questo punto probabilmente sarà un'idea che sarà fattibile. Non dico poi che col futuro, con l'esperienza, non sia possibile fare giochi più complessi, però con un team di una singola persona che magari sta imparando è molto difficile. Il mio consiglio, farà sorridere qualcuno di voi, è quello di fare Tetris o Pac-Man. Sono giochi che all'apparenza appaiono appunto molto semplici, ma se una persona ha le prime armi, credetemi, è abbastanza complicato. E la cosa bella è che fare un gioco come Tetris, in fin dei conti, vi costringerà a imparare e a scontrare con tutte le problematiche, con le stesse problematiche soprattutto, che si trovano anche in un gioco di AAA. Quindi avrete comunque a che fare con render, avete a che fare comunque con un motore di fisica, gestire i movimenti dei personaggi, tutte le interazioni, quindi la schermata iniziale, la schermata della partita vera e propria, la schermata di vittoria e eventualmente di fine. Che cosa dovete sapere? Un'altra cosa. L'ho messo come primo punto, la conoscenza della lingua inglese. Lo so, siamo tutti italiani, però c'è un problema. Fondamentalmente, essendo i videogiochi alla fine un software, e il mondo del software è per convenzione ormai dominato dalla lingua inglese, bisogna rassegnarsi. Esistono delle guide, esistono dei tutorial, dei libri scritti in italiano, però se volete fare le cose seriamente dovete imparare l'inglese. Non dico di essere di madrelingua, però perlomeno capirlo e saperlo perlomeno leggere e scrivere, perché tutte le guide, i tutorial ormai si trovano soltanto in lingua inglese per un semplice motivo: è una questione di comodità. Il mondo dei videogiochi, ma così come del software in generale, si evolve in maniera molto veloce. Se state ad aspettare il libro tradotto in italiano, che magari arriva 6 mesi dopo che è uscito il libro in lingua inglese, è probabilmente il libro che prenderete in mano sarà già vecchio. E le informazioni che saranno presenti in questo libro, nonostante siano facilmente digeribili in italiano, non vi serviranno un tubo, perché sono comunque già vecchie. A questo punto tanto vale, conviene imparare l'inglese tecnico, alla fine non è così complicato, e buttarsi direttamente sull'inglese. Molti di voi vedo che sono studenti, quindi prestate attenzione, non fate il mio errore, prestate attenzione alla parte perlomeno di geometria, di algebra lineare, quindi tutte quelle operazioni sui vettori, lo so, le differenze tra velocità lineari, velocità angolari, centri di massa per quanto riguarda la fisica dei corpi rigidi, capire perlomeno, non dico tanto le formule, saperle a memoria, ma capire perlomeno come si comporta un corpo rigido quando gli vengono applicate delle forze, in che modo reagisce ad un urto, in che modo viene influenzato da forze multiple e così via. Tutte cose che poi vengono utilizzate, mi spiace dirlo, tutti i giorni quando si fa un videogioco. Infine, l'ho messo come ultimo punto, ma in realtà forse è la cosa più importante: imparate a utilizzare bene Google. In generale, visto che le cose cambiano di continuo, è molto più importante sapere dove sono i posti dove recuperare informazioni recenti, tutorial, consigli su come risolvere tanti problemi tecnici che ci sono quando si fa un videogioco. Ormai si trova su tutto su internet, bisogna solo saperlo cercare. Allora, sono rimasti, quanti minuti mi sono rimasti? Circa una decina di minuti. 5, ok. 5-10 minuti per domande. Ovviamente non ho potuto approfondire tutti gli argomenti. Conto in questi 5-10 minuti di domande per soddisfare i vostri quesiti e magari indirizzare qualcuno di voi, sperando di avervi perlomeno incuriosito, ispirato, questo strano mondo, questa strana connessione tra ingegneria e arte. Beh, vi ringrazio e sono qui per le vostre domande.
Ok, abbiamo 10 minuti. Vediamo un po', non siate timidi, alzate la mano. C'è un microfono. Scusate. Come ti aspetterai? La risposta è dipende. Dipende da quali sono i tuoi obiettivi e quali sono le tue aspettative. Dalla mia esperienza, io ho un team indipendente, quindi slegato da un publisher o da un distributore classico, non so, la EA, la Ubisoft, quindi posso fare praticamente quello che mi pare. È un team piccolo, siamo un nucleo praticamente di due persone in cui ci occupiamo di grafica, gameplay, programmazione e poi ci serviamo di uno o più collaboratori esterni all'occorrenza. Tralasciando le spese, diciamo, per il mantenimento appunto, del team, le spese per quanto riguarda il software sono, diciamo, trascurabili, soprattutto se sei attento e utilizzi il software open source. Nel nostro caso ho cercato di utilizzare software open source più per scelta che per costi, a dire la verità. Però è anche vero che non abbiamo speso quasi niente. L'unica licenza è quella del motore Unity 3D e la licenza, per farci un'idea, sta all'incirca sui 1000 euro. Sono 1000 euro, una tantum che spendi per avere questa licenza e dopodiché puoi utilizzarla per quanti anni vuoi e per farci quanti software o giochi vuoi. Quindi alla fine, se pensi alle spese tipiche di un'azienda, sono spese irrisorie. Se qualcuno vuole iniziare da zero, come ho fatto io anni fa, nessuno ti obbliga a comprare licenze per il software, quindi potresti utilizzare benissimo Linux e non spendi nessun costo. Potresti utilizzare tutta la serie di toolkit deve essere a disposizione su Linux e anche questi sono, oltre ad essere comodi da utilizzare, sono gratis. Quindi soprattutto per se stai imparando, o anche se vuoi usarlo per motivi commerciali, nessuno ti vieta di utilizzare quelli. Quindi la spesa più che altro in questo caso noi le stiamo facendo per comodità. Parte del team era già abituato a utilizzare questi software, quindi più che altro per non interrompere, imparare un nuovo software, stiamo utilizzando quello, ma niente ci vieterà in futuro di rimpiazzare anche quest'ultimo software per usare soltanto software open source e ridurre a zero le spese relative alle... Poi ovviamente ci sono da pensare anche, nel nostro caso è un gioco multiplayer, quindi c'è di mezzo internet. Avere un gioco multiplayer, quindi dei server su internet, significa avere dei costi. Tipicamente spendiamo da qualche centinaia di euro al mese per tenere su e fondamentalmente ci stiamo pagando la corrente e l'affitto di questi server. Anche questo non è fondamentale, stiamo facendo un gioco, il nostro primo gioco, difficilmente andiamo a fare un gioco multiplayer perché c'è una certa complessità. Quindi per rispondere alla tua domanda, certo dipende, ma vista il pubblico di oggi direi che la spesa è praticamente zero. Tanti videogiochi indipendenti oggi spendono, come dicono loro, non spendono nulla per fare. La spesa maggiore che hanno spesso è per andare ai vari eventi e presentare il loro videogioco. Se ne vanno a Milano, se ne vanno a Colonia, dove c'è la Gamescom ogni anno, se ne vanno a Londra, oppure se ne vanno a certi eventi in America. Quali sono le spese maggiori? Alla fine la spesa di realizzazione del videogioco, tralasciando gli eventuali stipendi dei collaboratori, sono irrisoria. E possono essere gestite da un team diciamo di chiunque. Una cosa che sta succedendo in questi ultimi anni, soprattutto mi allaccio al discorso, sta avvenendo una cosiddetta democratizzazione per quanto riguarda la creazione di videogiochi. Mentre prima bisognava avere delle conoscenze tecniche molto elevate, quindi tipicamente erano tutti programmatori, tutte persone laureate o comunque che avevano già una certa esperienza in anni e anni di realizzazione di videogiochi. Oggi potrei dire che chiunque con abbastanza determinazione e tempo e internet, quindi Google per cercare e informarsi su tutti quanti. Chiunque può fare un videogioco al giorno d'oggi, utilizzando le giuste tecnologie. E anche la barriera del prezzo oggi ti basta un computer, potrebbe essere un portatile o anche un vecchio computer, se utilizzi Linux quindi recuperi un po' di performance, che quella barriera viene un po' abbattuta. Non so, c'è qualcun altro? Visto qualcuno ha alzato una mano?
Ok, allora come azienda siamo degli sviluppatori. Sì, mi ha chiesto se come azienda, una piccola curiosità, noi prendiamo soltanto lavori su commissione o anche lavori su commissione o invece se sviluppiamo le nostre idee e cerchiamo di venderle. Allora, fondamentalmente quando ho deciso di lasciare tutto, ho lasciato lavoro, ho venduto macchina, ho recuperato qualche soldo per fondare questa azienda, è stata più una scelta di rottura, quindi non l'ho fatto per... più che altro per scelta, quindi l'ho fatto per sviluppare i miei software, i miei videogiochi, essere libero di poter creare le mie idee, realizzarle e sperando poi di venderle in futuro. C'è da dire che le cose fino ad oggi sono andate abbastanza bene, è vero che abbiamo un team piccolo, quindi i soldi che ci servono per campare e mandare avanti l'azienda sono ridotti, però non prendiamo per ora nessuna commissione esterna, solo un qualche piccolo lavoro, ricostruzioni storiche, i cosiddetti serious game, cioè di videogiochi seri, in genere delle simulazioni. Però è anche vero che molte aziende del mio tipo, sviluppatori indipendenti, spesso campano facendo dei lavori per altri, facendo dei piccoli lavori per, non so, per un'azienda che vuole promuovere il proprio brand, la propria immagine, per esempio su telefonini, che oggi fanno tantissimo, che si approcciano per fare un videogioco al fine di fare una pubblicità. Quindi alla fine sarà un videogioco gratis che sfrutta il brand. Un esempio, per esempio, sono gli innumerevoli giochi di macchine che ci sono, per esempio, oggi sui telefonini, su Android, sull'iPhone. Sono tipicamente tutti videogiochi gratis. Altro non sono che delle pubblicità. La casa, non so, potrebbe essere la BMW, la Fiat, la Volvo, approccia degli sviluppatori e si fa fare questo lavoro su commissione. Molte aziende utilizzano questo modo per tirare a campare. Spero di poter dire che poter rimanere libero di creare le mie idee senza dover ricorrere a dover lavorare altrui, anche perché è stato uno dei motivi per cui ho smesso di lavorare come dipendente, mi sono messo in proprio. Però devo dire la verità, non escludo in futuro per avere maggiori entrate anche quello di lavorare per piccole commissioni e così via. Qualcun altro ha qualche curiosità sulla... Ecco. In un unico linguaggio, dici? Allora, chiede se i linguaggi di programmazione utilizzati per i videogiochi siano diversi in base alla parte del videogioco, giusto? E se alla fine invece bisogna riscrivere tutto quanto in un unico linguaggio. Allora, io sono uno di quei programmatori che non ho un linguaggio preferito, devo dire il vero. Quindi cerco di utilizzare il linguaggio, prima ho fatto una piccola lista, dal C++ a Python, a C# o Perl, in qualche caso, visto che c'è qualche fan, è in base a cosa devo fare. E in genere cerco di utilizzare il linguaggio più adatto, per esempio se devo utilizzare per fare un sito web sto utilizzando Python, perché lo trovo estremamente comodo per la cosa. Per quanto riguarda la parte di scripting del videogioco sto utilizzando C#, perché è un linguaggio di alto livello e comunque mi permette di fare certe cose. Per altri videogiochi che ho fatto in passato ho delle parti di codice che devono essere realmente veloci, dove le performance contano in maniera particolare, utilizzo C++. Per rispondere alla seconda domanda, i motori di oggi cercano un po' di astrarre questa cosa, cioè utilizzando un linguaggio di scripting all'interno del motore di gioco, prendi il meglio dei due mondi. Cioè il linguaggio di scripting tipicamente è molto semplice da scrivere, molto veloce, però non ha delle performance molto, molto buone. Però è anche vero che il resto del motore spesso è scritto in C++. Quindi molto veloce, hai molte performance, è ottimizzato benissimo. Quindi non c'è una risposta, dipende molto dal tipo di videogioco che stai creando. Poi capita sempre l'eccezione, in genere si dice in tutta l'industria videoludica devi usare soltanto il C++, perché è l'unico che ti garantisce delle performance, hai il controllo assoluto su quello che stai creando e non hai tipicamente mai problemi di performance se non te li sei creati te, a differenza di altri linguaggi. Però alla fine c'è sempre la mosca bianca. Faccio un piccolo esempio, Minecraft. Tutti insegnano Java, per esempio all'università, in alcuni corsi privati, e Java era sulla cresta dell'onda molti anni fa, e ancora lo è oggi. Tutti ti dicono però, no, non usare Java perché Java è lento, perché Java c'ha mille problemi, perché Java semplicemente non si è mai usato per i videogiochi. Bene, è arrivato un ragazzotto, ha fatto un videogioco chiamato Minecraft, l'ha scritto in Java, fregandosene di tutto e tutti, e
non so se lo conoscete, ma è uno dei giochi che ha venduto di più negli ultimi anni, fregandosi di tutti questi problemi, perché è riuscito a trovare, comunque a dimostrare che alla fine il linguaggio di programmazione, soprattutto che i computer odierni, alla fine non conta più di tanto. Quindi il mio consiglio è: usa quello che ti pare, usa quello, soprattutto quello che trovi più comodo, con quale ti trovi più agio. Se poi hai delle parti che vanno ottimizzate, lì magari devi tenere un po' più in attenzione, quindi se utilizzare un linguaggio più performante, C direttamente, il C++ o un linguaggio dedicato. Però tipicamente è un problema che ti ritrovi a fine di sviluppo del gioco. All'inizio è difficilissimo, nessuno parte, ah bene, parto col C++ perché voglio fare un gioco veloce, non lo sai. Oppure c'è chi, come me, si è fatto le ossa, anzi ci ha perso le corna, diciamo tutto, così, perché sono partito dal C++, mi sono fatto un render con l'OpenGL, un motore di fisica serio, ho perso 2 anni della mia vita a fare questo bellissimo, performantissimo motore di gioco che poi ho buttato via, perché mi sono reso conto dopo 2 anni che stavo solo facendo motore di gioco e ancora non avevo iniziato a fare il mio gioco. Quindi non dico che non serva, ma bisogna calibrarlo bene, non bisogna perdersi, è un difetto che hanno molti programmatori, e io non ne sono esente, è quello di partire in quarta direttamente pensando subito, voglio fare un videogioco, parto dalla parte tecnica. Invece bisognerebbe partire, come ho detto prima, più dai concetti generali, delle meccaniche, e poi da lì iniziare a scegliere la tecnologia e mano a mano costruire sopra quelle basi. Bene, mi fanno cenno che il tempo a nostra disposizione è finito, se qualcuno ha domande mi trovate fuori, o comunque potete scrivere all'indirizzo, dovrei averlo messo, trovate cominu@galch.it e sarò lieto di rispondere a qualsiasi domanda. Ringrazio di nuovo.